Eccoci di nuovo con Bob. Dall'altro lato? Ovviamente. Aspetta. Oh. Passa! Sbrigati! Dio mio, che male! Bob! Ho perso Bob! Sì, e anche tutto il resto dei punti, però non fa niente. Oh, calmo. Ok, proseguiamo. Ah, un altro labirinto merdoso. E altro generatore da tirare giù. Molto bene, Bob. Fatti strada attraverso il labirinto fino al generatore. No, non è quello che dovevi fare. No, ecco, esatto. Ok, ho un attimo di confusione su quello che devo fare. Ah, allora sono scemo io. Scusami, gioco. Ho dato per scontato che se la lanciavo si distruggeva. Vieni qua. Ecco fatto. Ho dato totalmente per scontato che se la lanciavo quella scatola si rompesse. Passiamo. Posso lanciarmi di sotto? Ovviamente no. Mettiamoci qui. Blu. Allora. Ecco fatto. Vai, ancora una. Ecco fatto, semplice. Prendiamo la scatola. Via. E scendiamo di sotto. Ecco fatto. Capisco che questi giochi sono fatti per bambini e quindi non devono avere picchi di difficoltà altissimi. Però ci sono certe volte in cui l'ingiustizia regna proprio sovrana. Vieni con me. È più facile portare il robottino che la scatola esplosiva. Ok, perfetto. Ouch. Dio mio, sto gioco con le curve. Sto gioco con le curve fa schifo. Tu prendi la curva così e lui si butta di sotto perché non hai abbastanza spazio per appoggiarti. Ecco fatto. Guarda. Affanculo. Vai via. Non ti voglio più vedere. Credo che lì potessi scendere però, eh. Ecco fatto. Passiamo anche dall'altro lato. Wow, fantastico! Vieni qui. Bob, credo che ci sia un punto debole sulla parete. Cerca di farne un bel buco. Chi l'avrebbe mai detto, Doc? Ah, aspetta. Pensavo di essermi svuotato, invece ce l'avevo ancora dentro il robot. Aspetta. Ecco fatto. Buco creato nella parete. Andiamo di qua. Ok. Ce l'abbiamo il tempo per passare senza morire? Non lo so. Allora. Ecco fatto. So che avevo detto che tutte le sfere le avrei lasciate giù. Però sono tante a sto punto. Non ha senso lasciarle giù così tante, no? Anche se avrebbe magari più senso, ecco, fare il giro all'inverso. Dove devo andare? Scusami. Non è che qua era solo una zona per farmare, sì. Mi sento stupido a non essermene accorto, però non era molto chiaro neanche questo, Grazie. Ecco fatto. Labirinto magico. Ok, dobbiamo prendere la scatola e rifarci tutto il percorso all'inverso. C'è
cercando Bob, possibilmente. Tieni premuto il comando dello zoom per avere una visuale totale. Ma in realtà non mi serve, però ti ringrazio dell'idea. E sai cosa? Piuttosto che combatterli, li evito i robottini. Penso di essere andato dalla parte sbagliata. Ecco fatto. Meno male che avevo anche detto che non mi serviva la minimappa. In realtà ho dato totalmente per scontato. Era la prima via che ti mettono lì a disposizione. Pensi, ok, è quella giusta, vai. Dove stavo andando? Da quella parte. Allora, la scatola è là. E a cosa mi serve l'altra scatola, scusami? No, giusto per capirci. Quell'altra scatola che è lì nel mezzo, a cosa ci serve? Non ne sono sicuro. In ogni caso... Lo sapevo che apparivano i robottini piccini picciò. Forse era un modo per velocizzare la... la sequenza. Aia. Via. Forse se avessi aspettato che il robot appariva, potevo subito passare da lì e andare avanti. Allora, di qua è chiuso. Credo che quella scatola lì a me non serva più ormai. Giusto? Mi è apparso l'indicatore mentre tenevo la minimappa. Nope, dall'altra parte. Dobbiamo rifarci il giro da questa parte, ovvero da dove siamo arrivati. Ecco fatto, grazie. Non è difficile, è solo che è una rottura di balle farti il giro lungo. Ci vorrebbero molte casse, ma va. Infatti mica l'ho sputata la mia cassa, scemo. Però come avevo detto, anche la cassa qui nel mezzo ci serve. Ecco fatto. Immaginavo che non fosse lì solo per una scelta secondaria, diciamo, o per semplificarti il giro. Certo, se avessimo fatto arrivare un robottino da dove eravamo noi, probabilmente avremmo potuto mangiarlo e andare subito verso la zona finale. Questa zona qua. No, non buttare via la scatola, pazzo. Che non me lo rifaccio tutto il percorso perché ho sbagliato a schiacciare tasto. Sono così bravo che mi faccio paura da solo. Già, certo, come no. E allora vedi di non cadere di sotto, scemo. Ecco fatto. Ecco il generatore, Bob, sei vicino. Meno male. È stato un viaggio molto lungo e tortuoso. Via la scatola. E saltiamo sul coso al plasma. Finalmente. Questo giro è stato molto lungo. Adesso, Bob, distruggilo. Ci penso io. Ok. Ecco fatto. Curati. Ecco fatto. Dai che ci siamo. Perfetto, un'apertura. E quasi, c'eravamo quasi riusciti. Dicevo, distrutto. È stato semplice. E passiamo oltre. Altra sequenza con laserone. Ok. Ok, dicevo, di nuovo. Allora. Vieni qui. Ecco fatto. Vai di là. Merda. Ho perso Bob. Ci ha messo troppo a fare l'animazione. Sono finito di sotto. Vai. Ecco fatto. Aspettiamo un secondo.
si sono invertiti i giri. Ecco fatto, ridammi la scatola. Aspettiamo che adesso spara. Perfetto. Ecco qua. È stato molto più semplice ora effettivamente. Prendi la scatola e torna dentro. Qua è stato rischio. Stupido tra l'altro, ma è stato un rischio. Non ce la faremo mai, dobbiamo aspettare. Ecco. No, 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 l'animazione. Ho pensato di morire durante l'animazione. Ecco fatto. E ora? Ah, ok. Bloop. Come cavolo ha fatto? Spoink. Spoink. Cos'è? Il generatore supremo questo. Ricorda Bob, il tuo obiettivo è il generatore principale. Fortunatamente ci sono altri due generatori di supporto e pare siano protetti da campi di forza energetici. Devi disattivarli nel giusto ordine, lasciando per ultimo quello principale. Molto complesso. Oh, attento ai droni e al laser al plasma gigante. Quel generatore sembra privo di scudi. È da lì che dovresti partire, Bob. Ecco fatto. Ottimo lavoro, Bob! Il campo di forza è abbassato! Ok, aspetta un secondo. Wow, fantastico! Allora, è più fastidioso dover avere a che fare con i robottini. A quella distanza dovrai trovare una copertura quando fa fuoco. Ma va. È più fastidioso avere a che fare con i robottini che col generatore. A quella distanza dovrai trovare una copertura quando fa fuoco. Grazie, non so cosa farei senza di te, dottore. È fatta! Gli scudi stanno cedendo! Via libera! È la tua occasione, ecco, Bob! Verso gli spalti, campione! Spara! Ecco qua! I robottini che volano sono più semplici da evitare perché esplodono quando il laserone spara, quindi siamo a posto. La vera problematica sono quelli azzurri, cioè quelli azzurri, quelli di viola. Ecco fatto. Sarebbe stato tutto molto più semplice se si fossero distrutti anche quelli viola. Peccato che il gioco non va sulla semplicità. Ecco fatto. All'ultimo istante, quando stava per sparare. Come se la ride. E per ora devi scappare, Bob. Dobbiamo fare un'altra sequenza con l'uomo pesce rana? Quanti punti? Terribile! Grazie. Ok, di nuovo uomo pesce rana. Forse l'ultima sequenza la facciamo con Susan mentre scappiamo? L'uomo pesce rana, l'anello mancante, sembra sempre pronto a fare una sequenza di combattimento in un gioco tipo Tekken. Aia. Vieni qui. Ho preso un trofeo e non so per cosa. Ecco fatto. Laser, laser! Non sappiamo mai per cosa prendiamo i trofei in questo gioco, visto che è l'unico gioco della PlayStation 3 che abbia mai giocato che è buggato nei trofei. Un bel giretto sulla strada sbagliata me lo farei volentieri. Questo è l'unico gioco della PS3 che abbia mai giocato. Non perdiamo tempo. È l'unico gioco della PS3 che mi abbia mai dato problemi coi trofei, ti giuro. Sono
Ho distrutto il robot grazie ai missili? Penso di sì. Aia. Ecco fatto, grazie. È riapparso di nuovo. Girati. Forse riesco a fare 5 colpi e non 4. Continua a respingerli. E cosa sto facendo secondo te, scemo? Forse hai bisogno di riposarti un po' per recuperare le forze, ti servirà. Vero? Vabbè. Ah, eccolo, è tornato. Tornato per la mia vendetta. Ora ti spacco. Abbiamo già avuto a che fare con questo pagliaccio. Abbattetelo. Ci penso io. Forza, non perdiamo tempo. Dai, colpisci. L'attacco rotante è la parte più facile da evitare. Forza, rotante. Ma ha parlato due volte il generale o ha parlato anche l'insetto? No, penso che parli anche il professor insetto. Ho capito! Devo aspettare ogni volta che lui si riposa. Avete rotto le balle tutti e due. Basta, sto lavorando solo io qua. Fallo tuo! Avete rotto, basta! Ammazzalo! Statevi zitti! Un mito! Quanto è compiaciuto l'anello mancante ogni volta. Dai, siamo alla sequenza finale in cui siamo al pungiglione e vai. Urra! Dai, su. Fammi combattere. Aia, okay, ecco. Adesso dobbiamo davvero procedere. Ecco. Triangolo? Eccolo, lo sapevo. Ecco qua. Il prossimo sarà cerchio. Ecco questo. E possiamo passare. Prendiamoci questi. Vabbè, questa è la sequenza più semplice di tutte. Ecco fatto. Ancora un giro di proiettili, forza. A posto. Ah, ancora uno. Non erano tre i colpi. Vabbè, è uguale. L'importante è che io passo. Non fate arrabbiare l'anello mancante. Ecco fatto. Distruggiamo quella congelante, che è l'unica che può veramente darmi problemi. Ecco fatto. E addio alle coccinelle. Ecco qua. Questa è una sequenza gratuita in cui ti puoi solo curare e non c'è nulla da fare. Ecco fatto. A posto. Ce ne manca ancora una di fila, dai. Ci siamo ormai. Aia. Ecco, ci siamo. Ecco fatto. L'ultimo. E ci siamo. Andiamo. Aia. Aia. Troppa gente. Troppe coccinelle elettriche. Ecco fatto, niente più coccinelle dorate. Ancora una però. Dai. Aia. Ecco fatto.
Addio alla coccinella dorata e siamo a posto. Con l'anello mancante è quello che abbiamo meno problematiche di tutti. Dai, forza manina. Addio alle coccinelle. No, un po' più in qua. Brava manina. Vieni di qui. Bravissimo, anche se mi hai colpito in modo ingiusto, ma va bene. Aia, ecco, lo sapevo. Colpito. Due. Dai, ancora un giro. Tre. Ancora un colpo. E quattro. Oh, e finalmente ci siamo. Cosa devo fare? Ah, non mi ero reso conto che erano le viti queste, ti giuro. Ti giuro che non mi ero reso conto che fossero le viti. Pensavo fosse, boh, un punto in cui le coccinelle stavano girando a caso. Seconda linea di difesa abbassata. Ed infine il pungiglione è caduto. E cade. No, si è aperto il buco. Addio alla coccinella d'oro. Ecco fatto. Ok, mi aspettavo cadesse, lo giuro. Mi aspettavo crollasse e finisse lì il livello. In qualche modo il pungiglione sta cercando Susan. Mi vengono i brividi a pensare a cosa accadrebbe se venisse vista dai laser. Non preoccuparti, dottore, dobbiamo ancora aiutare l'insetto sauro. Esatto. Prima mettiamo a nanna questo dannato insetto robot, prima riusciremo ad aiutarlo. Forza, tiriamo fuori gli artigli. I laser, anello mancante, attento ai laser. Grazie. Ora non voglio mettere in dubbio la tua strategia, anello mancante. So che hai da fare, ma ti prego di non essere troppo sicuro di te. Hai ragione, devo fare attenzione. Stavo già facendo quello troppo sicuro di me, ma pensavo di riuscire a passare almeno. Aspetta. Ho sopravvalutato le mie tempistiche. Di nuovo, e anche gli spazi. Ecco fatto. È stato un errore molto stupido da parte mia e mi dispiace di essere stato così. Ecco fatto. Ecco fatto, dai, lanciamene ancora. Ecco fatto. No, di qua. Oh, è finalmente andato. Distruggiamo questa scatola, così ci curiamo. Ed entriamo nella prossima stanza. Ci siamo? Siamo arrivati alla fine? Pungiglione, boss finale? Wicky? Ah, qual è il problema, piccoletti? Volete fermare questo fustacchione? Fusione! Doc, ricordi quella cosa di cui parlavi e che non riuscivi a scansionare? Sì? Beh... Forse lo... Beh... sì, cos'è? Oh, cielo! Un mini super robottino di robottini! Buona fortuna, soldato! Ne avrai bisogno! La barba di mio nonno, guardate Minchia. Quella cosa! Certo, le analisi mostrano che le braccia sono il suo punto debole! Concentrati su quelle! Vai! Sì! Guarda quelle ali di sì, volo. Se riuscissi a muovermi magari lo farei! Cosa è quando è vulnerabile! Aspetta il momento giusto e colpisci. Grazie. Anello mancante! Anello mancante! È stata una morte di uno stupido. Ma volevo andarmi a curare. Era la mia scusante. Sono un campione. No, sei un uomo pesce ragno. Perché dico ragno invece di rana? Ma sono cretino ogni volta. Dai, colpisci ancora. Ancora, forza.
2 e Tara F. Ecco fatto. Proprio così. Braccia colpite, non male. Dai. Ancora. 1, 2 e 3. Ancora, colpite, ecco fatto. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Colpiti. Cambia sequenza d'attacco ora? Ovviamente. Ora diventa una palla che mi viene addosso? Non lo so, però è molto arrabbiato. Ok. Il laser è stato di cattivo gusto. Il laser, se gli stai sotto, lo eviti facilissimo. Ok, aspetta. Ok. No, se mi state troppo vicini però è un problema. Ecco fatto. Vieni qui. Ok. Quante ve ne mancheranno? Non vedo più la barra della vita. Ok, eccola lì. Ci sei quasi. Ancora un colpo. Ultima sequenza. Sì, come no. Bim bim. In arrivo. E scusami, se non avevi il controller, questa sequenza, come la facevi? Sì, vabbè. Scusa, se uno non ha il controller PS3 originale, questa sequenza, come la faceva al tempo? Cioè, veramente... L'anello mancante in questo gioco è meme material. Vediamo il punteggio. Beh, non tutti possiamo essere dei super geni, no? Ma va a cagare. Eccolo qua, giro finale, lo sapevo. Lo sapevo che la sequenza finale era con Susanna. Sta facendo di nuovo in giro. Attenta, è proprio sopra di te. Ma siamo di nuovo dove abbiamo iniziato prima. Cioè è la stessa zona, identica. Attenta. Ecco fatto. Salta. Aia. Ok. Con Susanna abbiamo già perso un sacco di punti. Ecco, va bene, abbiamo perso. Va bene, meglio così, guarda. Guarda, meglio così. Salta però. Dio mio, salta. Perché non vanno i tasti di salto in questo gioco? Vanno a caso. Stavi pensando a un'altra sinistra. Ma stai zitto, cretino. Cosa è successo? Ok. Uno e due. Ecco fatto. Vabbè, qua ho sbagliato io, però. Non diamo sempre le colpe al gioco. Anche quando sbaglio io. Anche se... Ecco fatto. Il rumore dei detriti a me ricorda tantissimo una sequenza di rumori che ho sentito in A Bug's Life nel film.
Ho preso un altro trofeo, ma non sapremo neanche quale. Di nuovo Tria X. Cerchio. Eh sì, aia. Quadrato? Niente, solo due. Con le mani! È più divertente con le mani alzate! Eh sì, stai zitto, Bob. Favoloso, Susan. Non sto facendo un attacco aereo! Lo sto subendo ancora! È lo stesso discorso di prima! Eccolo lì, infatti ci ha individuato di nuovo. Però stavolta la pallina l'ha vista. Ed è apparso di nuovo il robottino. Uguale a prima, è identica sta sequenza. Non è cambiato nulla. Molto bene, Bottery. Adesso ci serve un po' di strategia. Grazie. Grazie di aver messo una trappola inevitabile fino a che non gli arrivi addosso. Adesso ci serve un po' di strategia. Occhio alle mine. Ditemelo ormai quando gli sono andato addosso alle mine. Mi raccomando. Ecco appunto. Il bello è che lui fa anche dei commenti sarcastici del cacchio. Ti dice sposta la levetta per evitare le mine. Grazie. Magari non mettetele nel momento in cui uno sta già schivando le mine. Sarebbe anche carino. Triangolo, quadrato di nuovo. Eccolo qua, il triangolo era l'ultimo. No, di solito erano 4, invece stavolta è stata 5. Vabbè, almeno mi sono curato, dai. Ho avuto un attimo di terrore perché ho visto che non aveva preso il grind. Ho detto, Dio mio. Ecco fatto. Oh, si sono sforzati in questa sequenza, Hanno rifatto la stessa zona uguale identica con letteralmente pochissimi cambiamenti. L'unico cambiamento che c'è qui è solo che devi evitare i canyon. Invece che evitare i laser, eviti il canyon, è uguale. Lei il razzo è passato, noi no. Noi ci siamo bloccati così. Quanto manca ancora? Scusami, Bob e Uomo Pesce l'hanno già distrutto dall'interno. Perché noi stiamo ancora lavorando da fuori? Guardalo che il laser in teoria si è già rotto. Perché noi stiamo continuando? Ecco fatto. Grazie. Ti giuro che... Ok, qua è stata colpa mia. Volevo evitare destra e sinistra subito, invece non ho avuto il tempo. Comunque ti stavo dicendo, grazie, non l'avrei mai notato che quelle lame di laser fossero taglienti. Quelle lame sembrano decisamente affilate. Evitale a ogni costo. Grazie, Doc. Ecco. Ok. Aia. Ma dai, ma mi ero spostato. Ah, ok, sto dicendo, che sta facendo? Ma sempre tempo per dare una lezione agli alieni, dottore. Esatto, dagli un colpo finale. Ecco fatto. Cerchio. Non so perché mi aspettavo gli desse una testata, Susan. Ti giuro. Colpo finale. Distruzione centrale. No. Ok, io subito sulla X sono andato. Lo sposta sul core? Lo sapevo. Brava Susanna. Susan, tutto bene? Hai voglia. Le tue condizioni? Il mio nome è Ginormica. Wow. Perché?
Se fosse solo un po' più fatta, sarebbe la donna della mia vita. Perché adesso accetta? Allora, se non sbaglio, sta cosa qua di ginormica l'accetta a fine film, non adesso. Cosa? Ehi! È la nave ammiraglia aliena! Vi avevo avvertiti, sciocchi terrestroidi! Voglio il mio quantonium! E ora che finalmente ti ho trovata, tu, femmina gigante! Gigante! Sarà tutto mio! Oh no, Susan! Un raggio traente! Aiuto! Doc, facciamo qualcosa! Già, infatti, dovremo trovare qualcun altro con cui giocare a carte. Ma no! Specialmente qualcuno che lasci vincere l'anello mancante. Cosa? Ehi, non mi ha lasciato vincere, ok? Ragazzi, ragazzi! L'insetto Sauro si è fatto male per proteggermi. Non voglio che succeda anche a voi. Andrà tutto bene. È da quando sono stata colpita dalla meteora e diventata così che voglio tornare a casa. C'hai ragione. Pensavo che casa mia fosse modesta, ma adesso che la Terra è in pericolo, capisco che l'intero pianeta è la mia casa. E non la lascerò in pericolo. Se per risparmiare la Terra agli alieni serve questo prezioso quantominium... Quantonium! E l'ha detto persino sì, Bob! Va bene, quello che è! Beh, allora io glielo darò. Di sicuro. E gli tira un pugno. Susan! No! No! E vediamo. Pochi punti, secondo me. Beh, non tutti possiamo essere dei super geni, no? Lo so, e c'hai ragione. E con questo abbiamo finito un'altra scena. Il grande pungiglione. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Con la sua seguito, se dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!